Buonasera. Allora, iniziamo l'ultimo incontro dei pomeriggi maturandi e, come vedete, il tema è la costruzione della città italiana nel secondo dopoguerra. Questo incontro, che è l'ultimo, si inserisce all'interno del percorso che abbiamo fatto. Percorso che abbiamo fatto che è iniziato da una riflessione sul nichilismo e sulla l'incombenza del nichilismo nella nostra società, e ponendo le domande su quale certezza si possa costruire oggi dentro quella che viene chiamata da Bauman la società liquida. E quindi abbiamo fatto tutto un percorso alla ricerca di spiragli di certezza che permettano di uscire da questo vuoto del nichilismo. L'incontro di oggi vuole andare nel merito della costruzione della città. La città è una dimora, è un luogo, e che cosa significhi costruire la città, ricostruire la città. Abbiamo invitato a parlarci di questo Marco Gramigni, professore architetto, docente di storia dell'architettura e dell'urbanistica all'Accademia delle Belle Arti di Brera e docente di disegno e storia dell'arte all'Istituto Moreschi, e con alle spalle una grossa esperienza nel campo dell'urbanistica, per cui ci aspettiamo di capire cosa significhi oggi costruire la città. Grazie. Bene. Intanto buonasera a tutti. E la conferenza di oggi riguarda questo tema della costruzione della città nel secondo dopoguerra. Ed è gioco forza che mi è venuto come paradigma prendere come riferimento la città di Milano, visto che bene o male abbiamo a che fare con questo discorso. E in merito a questo, noi siamo di fronte ad una città monocentrica, radiale, che a un certo punto però ha sentito l'esigenza, nel secondo dopoguerra, di affermarsi con un'altra veste, la veste del policentrismo, pensare all'idea di una città policentrica, quindi una città diversa rispetto alla città fino tra le due guerre, quindi la città del monocentrismo. E in merito a questo, un gruppo di architetti di nome AR, Architetti Riuniti, negli anni del secondo dopoguerra, nei primi anni 40, hanno pensato ad un piano per Milano con due assi attrezzati, incrociati a Croce di Sant'Andrea. Uno di questi assi è l'attuale passante ferroviario che collega la Bovisa con Porta Vittoria. L'idea era quella di pensare al concetto di città-regione, quindi decentrare quelle funzioni nella conurbazione esterna di Milano e pensare appunto ad una città che possa attingere delle risorse dal contado esterno, come era storicamente Milano con i Corpi Santi, tipo Baggio, quei comuni che circondavano la cintura di Milano e facevano da corona alla città, comuni che poi sono stati inglobati quando la periferia è diventata conurbazione. E in merito a questo discorso, l'immagine che noi vediamo qua è l'immagine del primo piano regolatore del secondo dopoguerra, è il piano del 53, fatto con la legge 1150, la legge del 1942 è la legge urbanistica, ed è la legge che l'allora ministro Surlo fece firmare al re. Il re firmava nel 1942 la legge 1150, che è la legge che obbliga i comuni a redigere un piano regolatore, cioè ad avere uno strumento urbanistico che regoli la città. E qui vediamo appunto questo sistema di assi viari,
vedete, ce ne sono due che si incrociano quasi a Croce di Sant'Andrea, ripeto, l'asse del nord-ovest sud-est è l'asse dell'attuale passante ferroviario, che era già stato pensato negli anni 40, anche se c'è da dire che l'asse del nord-ovest è nel piano di Antolini, questo ingegnere che per Napoleone Bonaparte nel 1807, su una carta di un cartografo di nome Pinchetti, traccia l'asse che collega Milano con Parigi. È l'attuale Corso Sempione, Viale Certosa, chiamato l'asse del nord-ovest. Milano è qua, Parigi è qua. L'asse del nord-ovest doveva collegare militarmente Milano a Parigi, era una strategia militare che Napoleone attua e viene realizzato appunto nell'attuale Corso Sempione. Se noi prendiamo oggi una carta di Milano, Corso Sempione, Viale Certosa, che poi continuerà questo asse nel piano post-unitario, il piano Beruto, fatto tra il 1887-89 dall'ingegner Beruto, che dà continuità all'asse del nord-ovest con l'attuale via Dante. Se noi prendiamo, ripeto, una carta di Milano e guardiamo praticamente Corso Sempione, Viale Certosa, l'esedra del castello, Piazza Cairoli, e la continuità dell'asse nell'attuale via Dante che collega il castello con Piazza Corduseo, con la Piazza degli Affari. Ecco, in questo piano del 1953 l'idea prende spunto da dei modelli che riguardano i modelli newyorkesi, l'idea di un Trade War Center, cioè pensare un centro direzionale per Milano per dare spazio alle nuove esigenze del terziario avanzato, quello che oggi chiamiamo quaternario. E questo quadrilatero che viene pensato per la zona del direzionale di Milano è l'attuale Piazza Duca d'Aosta, dove c'è la stazione, via Vittorio Pisani, Piazza della Repubblica, viale Tunisia, la stazione di Porta Garibaldi, via Melchiorre Gioia e via Galvani. Se noi prendiamo questo quadrilatero, vediamo che in questo quadrilatero il piano del 53 pensa a un'area decentrata rispetto al centro storico per dare spazio alle nuove funzioni del terziario. In questo quadrilatero, chiamiamolo così, nascono le tipologie del grattacielotto all'italiana. In Piazza Duca d'Aosta nasce il Pirelli, realizzato da Gio Ponti, dall'ingegner Nervi, da Fornaroli, dal professor Arturo Danusso, che insegnava scienze delle costruzioni al Politecnico di Milano, e da Rosselli. È un grattacielo che praticamente è antisismico. È un grattacielo controventato, si dice oggi. Praticamente il corpo scale e il corpo ascensori funzionano da controventatura a livello antisismico. Gio Ponti mette in cima al Pirelli una piccola Madonnina e fa il Pirelli un pochettino più basso rispetto alla guglia del Duomo, perché sostiene la tesi che simbolo di Milano deve essere la Madonnina e non il Pirelli. Questo un gesto, tra virgolette, di umiltà rispetto a, poi vedremo, quei grattacieli che nascono nel 2000, che arrivano a delle altre altezze. E in queste immagini invece vediamo praticamente il piano regolatore di Milano realizzato tra le due guerre. Il concorso viene realizzato nel 1927, è il piano chiamato Albertini perché sarà realizzato dall'ingegnere Albertini, è un piano dove partecipano una serie di urbanisti e di architetti che si mettono in gruppo e presentano i loro progetti con degli epiteti, uno di Portalupi e Semenza era, ad esempio, si chiamava Ciò per Amor, l'altro, un altro di Muzio, Forma Urbis Mediolani, cioè si pensava di dare alla città una nuova identità. Se noi guardiamo praticamente questa cartografia di piano, vediamo che dentro le cinta spagnole in nero
c'è la città storica e in rosso è pensata tutta la città di espansione. È un piano che attua una politica che nasce alla fine dell'Ottocento, che è quella del piccone demolitore, cioè lo sventramento che viene realizzato praticamente per fare spazio alla nuova rendita fondiaria. Se pensiamo ad esempio come esempi, piazza San Babila lungo Corso Matteotti, allora era Corso del Littorio, che collega Piazza San Babila con Piazza Meda, vediamo tutta un'architettura degli anni 30 realizzata dal regime, ma non solo, in Piazza San Babila c'è un palazzo di Emilio Lancia della Toro Assicurazioni e di fronte uno dei primi grattacieli qui a Milano, il grattacielo della Snia Viscosa, che è ad angolo con l'attuale via Monte Napoleone. Altri sventramenti che vengono realizzati in questi anni sono ad esempio la piazza Diaz, che si affaccia in piazza del Duomo, nei due palazzi dell'Arengo. Piazza Diaz con il palazzo dell'Inassicurazione e di fronte l'Hotel Plaza è una piazza interamente realizzata dal regime. Possiamo vedere un altro aneddoto, il Palazzo di Giustizia, che comprende un intero isolato, quasi 200 metri per lato, e questi sventramenti praticamente, ve ne ho citati alcuni, cercano praticamente di ridare una nuova identità a Milano, anche perché la cultura del regime è incentrata sull'idea di un'architettura che deve essere monumentale per rappresentare appunto la volontà di potenza del regime. Tutte le architetture dei sistemi totalitari hanno questo discorso della monumentalità. Se noi prendiamo ad esempio le architetture di Albert Speer a Norimberga, a Berlino, le parate naziste, ma anche le architetture di Melnikov e del costruttivismo nell'ex Unione Sovietica, l'architettura praticamente ha questa aporia, chiamiamola contraddizione, cioè l'idea di dare praticamente la propria, elargire la propria identità attraverso una volontà di potenza che deve rappresentarsi attraverso uno stile che deve essere in qualche modo monumentale, un ordine gigante, un qualcosa che si impone sulla città. È chiaro che per fare questo vengono messi in berlina alcune porzioni storiche della città che rappresentano la città storica. Faccio un esempio: negli anni della guerra viene realizzato praticamente in Piazza del Duomo un rifugio antiaereo sotterraneo. Per fare questo viene messo in berlina l'intera zona episcopale di Milano, l'antica Basilica di Santa Tecla, la Basilica di Santa Maria Maggiore e il Battistero di San Giovanni. Vengono distrutte per fare spazio a questo discorso del rifugio antiaereo, ma non solo. Negli anni 50, quando viene realizzata la prima linea della metropolitana, la linea rossa, viene praticamente anche qui messo in discussione tutta la parte della Milano paleocristiana, tutto quello che c'è sotto l'attuale Duomo, che era l'antica zona episcopale di Milano, l'antica parte antica di Milano, dove vi era la Basilica Vetus, la Basilica Maior e praticamente la Basilica Iemale, la Basilica Invernale. Le due basiliche, Santa Tecla e Santa Maria Maggiore, erano l'antica realtà episcopale di Milano, ma non solo. In Largo Missori, per fare spazio all'incrocio di Via Albricci, viene distrutta praticamente una basilica che è San Giovanni in Conca. Oggi si può vedere una parte sotterranea della cripta e praticamente questo è il discorso che riguarda appunto il discorso degli sventramenti.
Ecco, qui vediamo praticamente un'immagine che ci fa vedere Milano sotto i bombardamenti. Siamo negli anni della guerra, c'è il premio Nobel della letteratura Salvatore Quasimodo che scrive una poesia, Milano 1943, che inizia così: come potevamo cantare con il piede straniero sopra il cuore? Cioè fa capire come i bombardamenti a Milano distruggono intere parti della città, l'antico quartiere del Bottonuto, il Verziere, la Cagranda, Sant'Ambrogio, la Galleria del Corso. Parti di città vengono demolite proprio dai bombardamenti, e quindi la Milano del secondo dopoguerra è una Milano praticamente interamente da ricostruire. Qui vediamo alcune immagini che ci fanno vedere come i bombardamenti, non è stato Dresda, non è stato nemmeno Berlino, però i bombardamenti in maniera topica hanno distrutto parti storiche della città, e una delle prime cartografie fa vedere appunto la Milano. Qui vediamo un'immagine del Teatro della Scala come era stato toccato dai bombardamenti, e qui vediamo alcune immagini che ci fanno capire come questi bombardamenti abbiano veramente sventrato e distrutto il tessuto storico della città. Quindi i nuovi urbanisti negli anni 50, oltre a pensare alla ricostruzione degli edifici che in parte vengono danneggiati o totalmente distrutti, devono occuparsi quindi di ridare alla città un'identità, e quindi nel 1942, dopo la promulgazione della legge 1150, che ripeto è la legge che obbliga i comuni a redigere un piano regolatore, viene realizzato a Milano il piano del 53. È il piano che, come ho citato prima, permetterà la realizzazione di nuovi edifici che vengono realizzati per la direzionalità di Milano, come il Pirelli che vediamo qui, e quindi praticamente Milano deve essere ricostruita, praticamente deve essere di nuovo ricostruita. E qui vediamo alcune immagini come questa che ci fa vedere la Torre Velasca nella zona di Piazza Missori, corso di Porta Romana, dove alcuni grattacieli negli anni 50, alcuni architetti, scusate, negli anni 50, il gruppo BPR, Belgioioso Peressuti Rogers, realizzano praticamente un grattacielo che ricorda una torre medievale, si ispira a una torre, alla torre del Filarete, quella del castello Visconteo in piazza Cairoli. Ma dentro questo grattacielo c'è da aprire un discorso. Negli anni 50 Rogers, che dirigeva Casabella, fa entrare nella redazione uno dei massimi studiosi di Edmund Husserl, che è Enzo Paci, il quale, questo filosofo, dedicherà una rubrica alla fenomenologia della città, cioè guardare la città in senso scientifico, epistemologico, come un fenomeno da esperire. E qui si sente l'esigenza praticamente di ricucire questo rapporto con la storia. I maestri del movimento moderno con le avanguardie avevano inventato la modernità, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius. Questi architetti di seconda generazione, del secondo dopoguerra, cercano simbolicamente, in senso freudiano, di uccidere il padre, quello che aveva inventato la modernità, perché aveva messo in berlina questo rapporto con la storia, e sentono invece l'esigenza di ricucire questo rapporto. Allora l'architettura si rifà a dei valori storici, a dei valori simbolici, prende dei paradigmi dentro la città, come in questo caso la Torre Velasca, che viene costruita rifacendosi, ripeto, ad una torre medievale.
Qui invece vediamo alcune tipologie di questi architetti di seconda generazione. Qui siamo in Corso Italia, questo è un edificio realizzato dall'architetto Luigi Moretti che ci fa vedere appunto come la soluzione formale morfologica d'insieme trova una soluzione del tutto particolare per dare spazio e visibilità al corpo di fabbrica. Viene messo in maniera strategica seguendo l'asse eliotermico e quindi praticamente vengono realizzate delle tipologie architettoniche che vanno a rivisitare il discorso del movimento moderno, ma cercano di aprire un varco, una nuova luce dentro un'architettura che deve in qualche modo praticamente rappresentare delle nuove scelte morfologiche, proprio perché l'architettura non segue più la forma, deve seguire la funzione, ma cerca anche di dare spazio a questo rapporto con il contesto, con la città, con l'isolato urbano, cosa che invece il movimento moderno, l'architettura d'avanguardia nella sua tradizione, aveva in qualche modo messo a tacere. Qui siamo invece nella Milano della periferia, la periferia storica, qui siamo a San Siro, qui siamo in via Arrar e qui viene realizzato praticamente uno dei primi quartieri da Figini e Pollini, dove vengono praticamente rivisitati i punti formali del movimento moderno, del discorso razionalista, che ha delle contraddizioni, perché dentro le aporie della modernità, questo discorso della mediterraneità, ad esempio, della romanità, della monumentalità, fa sì che l'architettura deve cercare di acquisire un nuovo linguaggio, un linguaggio che deve essere praticamente del tutto nuovo per rivisitare questo rapporto con la tradizione, anche se dentro queste fasce di periferia lo spazio di progetto è completamente diverso rispetto agli interventi di un centro storico, proprio perché gli spazi di intervento permettono delle soluzioni formali e morfologiche del tutto più ampie, del tutto più fruibili, più adattabili al contesto. Ecco, qui siamo invece nella zona del quartiere QT8, è il quartiere realizzato per l'ottava triennale di Milano. Coordinatore del progetto è l'architetto Piero Bottoni. Siamo nella zona del Monte Stella, è uno dei quartieri che applica il cosiddetto razionalismo, cioè riporta in luce quel discorso che il razionalismo aveva iniziato. C'è un architetto italo-svizzero di nome Alberto Sartoris che sosteneva la tesi che le ricerche formali del razionalismo devono essere continuate, perché sono state iniziate con i 5 punti dell'architettura, quelli citati da Le Corbusier, ma proprio lo stesso Le Corbusier diceva, guardando dal basso l'acropoli di Atene, gli antichi sono i miei maestri, per cui dentro l'antichità, dentro gli stilemi formali di un vocabolario classicista, io posso ritrovare dei riferimenti per rilanciare questo mondo dell'architettura. Ecco, qui una planimetria che ci fa vedere la razionalità con cui strategicamente è stata pensata l'urbanistica del quartiere QT8 e qui abbiamo una serie di immagini di palazzine che fanno vedere appunto come questo discorso della razionalità viene ancora applicato nelle tipologie architettoniche. Qui invece siamo negli anni 50, coevi al piano realizzato nel 53, e questa immagine ci fa vedere
un'architettura del New Brutalism anglosassone, l'istituto Spagliardi Marchiondi di Vittoriano Viganò a Baggio, era una sorta di riformatorio, di casa di correzione per ragazzi, che però viene realizzata seguendo le teorie del colore che possono partire da Goethe, dalle teorie di Goethe, fino ad arrivare ad Ibsen, alle teorie del colore dentro la scuola della Bauhaus, cioè gli arredi, i copriletti, il colore dei mobili, tutto per quello che riguarda l'arredo delle stanze, era pensato con una tipologia di colori che doveva in qualche modo recuperare psicologicamente l'individuo. Per cui, se esternamente questo tipo di architettura del New Brutalism enfatizza le qualità intrinseche del cemento armato scasserato a vista, è brutale nel dimostrarsi perché è spettrale come architettura, dentro invece, ricercando queste teorie del colore, vengono applicate queste teorie in senso psicologico proprio per recuperare negli spazi, aiutare con la teoria del colore anche il recupero dell'individuo che ha deviato. Tra l'altro Viganò realizza negli anni 60 il progetto della Facoltà di Architettura di Milano in via Ampère, ancora prima che Richard Rogers e Renzo Piano realizzano negli anni 70 a Parigi il Beaubourg. Questo per dire che, riguardando tutte le volte che vado in facoltà ad architettura e riguardo questa A rossa e questo edificio che è stato, ripeto, fatto negli anni 60 dall'architetto Viganò, posso pensare che questo sia una sorta di anticipazione di quello che poi è stato il Beaubourg di Renzo Piano e di Richard Rogers. Qui siamo invece a San Donato milanese, è il quartiere di Metanopoli, come nel secondo dopoguerra, è chiaro, non ve li faccio vedere tutti, ci sarebbe lo Stadera, il Gallaratese, il Giambellino, tutti i quartieri della fascia periferica esterna, però alcuni quartieri sono stati un po' da paradigma a quello che è stata l'espansione della conurbazione esterna di Milano, e quindi si vede come la città si ingrandisce a macchia d'olio e praticamente vengono realizzati questi quartieri satelliti che sono praticamente il simbolo di questa espansione. Qui invece siamo nel centro storico di Milano, vediamo un edificio che è sede della libreria Oepli, realizzato sempre dallo studio BPR, è un edificio circolare che riprende questo rapporto con la storia. In fondo vedete l'abside di San Fedele, una chiesa realizzata da Pellegrino Pellegrini, detto il Tibaldi, un architetto del Rinascimento importante in Lombardia, ha realizzato il santuario di Saronno, ad esempio, è un architetto di maniera, tra virgolette. Se voi andate dentro a vedere questa chiesa che è dietro il Teatro della Scala, dietro Piazza della Scala, potete anche ammirare all'interno un alto rilievo in ceramica di Lucio Fontana, il Sacro Cuore di Gesù, che appare a Santa Margherita alla Coque. È un bellissimo altorilievo dove questo artista argentino ci fa vedere come lavora la ceramica nella tradizione che parte in Liguria da Tullio d'Albissola. Ecco, qui invece siamo di fronte ad alcune tipologie architettoniche, le ho scelte tra virgolette a caso, qui siamo a Grado di fronte il mare, per vedere come la ricerca di soluzioni formali nel mondo dell'architettura abbraccia sparuti campi di applicazione, per cui la ricerca neanche nel secondo dopoguerra, negli anni 50, va
per settori. Abbiamo visto l'Istituto Marchion di Spagliardi che riprende il discorso del New Brutalism anglosassone, abbiamo visto il quartiere QT8, il quartiere Arrar che riprende la tradizione razionalista, abbiamo visto l'edificio in via Meda che riprende questo dialogo, questo rapporto dell'architettura con la storia. Quindi vediamo che negli anni 50 la tradizione dell'architettura italiana si afferma con diverse scuole di pensiero che vanno ad attingere in diversi settori professionali. Chi predilige la storia, chi predilige un discorso che riguarda la morfologia d'insieme, chi predilige il discorso della tecnologia. Ancora oggi, no? Nel mondo di queste che chiamiamo archistar oggi, tipo Renzo Piano, c'è un tipo di architettura che riprende questo discorso di enfatizzare le qualità della tecnologia. Ecco, qui abbiamo invece un'immagine della città di Bergamo, città bassa e città alta. Diceva fusione perfetta lo scrittore Guido Piovene nel viaggio in Italia. C'è tra l'altro, andando nei siti di Rai Scuola, si può vedere un documentario realizzato da Guido Piovene sul discorso del viaggio in Italia, che ci fa vedere appunto questa Italia della ricostruzione, che è stata un'Italia difficile proprio perché ha sentito il colpo della guerra, per cui ad alzare le ali non sono state solo l'aiuto dei piani Marshall, ma è stata la volontà di un popolo che ha sentito l'esigenza di riscattarsi e di ricostruirsi. Ecco, qui invece abbiamo un'immagine di una città che Orte rimane tra Siena e Roma. È una città storica. Pierpaolo Pasolini, insieme a Ninetto Davoli, fa un bellissimo cortometraggio che si può vedere su internet, dedicato a questa città, e facendo vedere come fosse Antonio Cederna gli squilibri che avvengono dentro la città, come la tipologia a condominio, se guardate l'immagine attentamente, deturpa l'immagine della città storica, ne distorce l'identità. E Pasolini, che era un intellettuale altamente sensibile anche all'ambiente e al territorio, fa proprio questo documentario sulla città di Orte, facendoci vedere appunto come alcune città vengono praticamente deturpate dall'urbanizzazione degli anni 50-60, che utilizza questa tipologia a condominio ma non rispetta questo rapporto della tradizione e della storia. Qui vediamo invece un'immagine di San Gimignano, la città delle torri in Toscana. Ho messo questa immagine per far vedere come Bergamo, mi viene in mente, città alta, vengono restaurate, riqualificate, mantenendone la propria integrità. Un po' come quello che è avvenuto a Matera, che prima era considerato un obbrobrio, poi è diventata città dell'UNESCO. Quando si sono resi conto che dentro Matera c'era praticamente la costruzione della città arcaica, finalmente si sono riscattati, hanno visto Matera con un altro occhio e hanno rivalutato questa città che oggi è patrimonio dell'UNESCO. Ecco, Matera, la città che vi ho citato prima, è una città, i sassi di Matera, è una città costruita interamente nella roccia, nei sassi, e ci fa vedere anche la bellezza della nostra Italia. Io dico, ma come si fa ad andare a vedere a Londra la cattedrale di St. Paul fatta da Inigo Jones e da Vrin se prima
non si studia Palladio, perché Vrin e Inigo Jones nel fare la cattedrale di St. Paul a Londra si sono ispirati a Palladio, al neopalladianesimo. Allora voglio dire, prima di andare a vedere l'Europa, le capitali interessanti, importanti da vedere, andiamo a vedere la nostra Italia. Pienza, ad esempio, in Toscana, la città di Piccolomini e di Bernardo Rossellino, una città dove nella piazza si integra praticamente potere comunale e potere religioso, una particolarità urbanistica. Le piazze sono una caratteristica d'Italia, pensiamo ad esempio, mi viene in mente Piazza Navona, questa piazza a forma allungata con al centro la Fontana dei Fiumi di Gian Lorenzo Bernini e di fronte la facciata della chiesa di Sant'Agnese in Agone, una bellissima architettura barocca realizzata da Borromini e da Pietro da Cortona. Allora io quando vedo quei turisti che vanno sulle fontane a farsi fotografare come la Barcaccia e dicono ma intanto ci vanno tutti e non capiscono praticamente il valore della nostra storia e del nostro paesaggio, a me viene un malore, proprio perché vedo dentro quest'Italia un ricco patrimonio continuamente da esplorare. Uno vive a Milano, conosce Milano, ebbene c'è sempre qualcosa da vedere, c'è sempre qualcosa da scoprire. È importante questo, perché la storia dell'arte ci dà il senso di appartenenza, ci dà il diritto di cittadinanza. Noi siamo cittadini non perché andiamo a votare, ma noi siamo cittadini nel senso greco del termine. Il cittadino è colui che partecipa alla vita politica e sociale di una città. E come si fa a essere, ad esempio, consiglieri di zona un domani e parlare di una riqualificazione di un quartiere se non si conoscono i capisaldi della città? Milano è una città dove si può fare tutta la storia dell'arte. Possiamo partire dal paleocristiano per andare a vedere l'arte preistorica, dobbiamo spostarci a Bergamo, ai Camuni, ma a Milano noi possiamo vedere tutta la storia dell'arte, dal paleocristiano alla contemporaneità, al Museo del Novecento, alla Fondazione Prada, partendo dalle basiliche, le basiliche che ha voluto Ambrogio, la Basilica Apostolorum dei Santi Nazaro e Celso in corso di Porta Romano, la Basilica Virginum in San Simpliciano, in Corso Garibaldi, la Basilica Martirium, San Lorenzo, che tra l'altro è una basilica importante, non solo paleocristiana, ma bizantina, la Basilica di San Dionigi, che è dove attualmente circa c'è Palazzo Dugnani, anche queste le basiliche volute da Ambrogio, no? Si può partire dal paleocristiano ed arrivare al Museo del Novecento, dove si vede tutta l'arte del secondo dopoguerra. Dentro una città come Milano si può fare tutto l'itinerario della storia dell'arte. Quindi, ripeto, la storia dell'arte ci crea questo diritto di cittadinanza, ci dà questo senso di appartenenza. Noi apparteniamo al genius loci, cioè alle caratteristiche intrinseche di un luogo, perché conosciamo la propria identità, facciamo nostra questa identità e quindi ci arricchiamo di questa identità e finalmente possiamo parlare di questa identità. Scusate questa mia digressione, ma la Milano degli anni 50-60 mi ispira ancora ad andare a cercare questi discorsi che riguardano appunto il valore della storia. Qui siamo in un'immagine invece periferica dove si vedono i quartieri degli anni 60, quando ancora quella zona si chiamava periferia e c'era una fascia di territorio incolto che divideva la città dalle fasce periferiche. Mi viene in mente Sesto San Giovanni, Cinisello,
ma anche la Bovisa, dove nascono negli anni 30 i primi opifici della Carlo Erba, il polo chimico di Milano. Insomma, è un discorso che riguarda praticamente il discorso di ricucire questo rapporto con la città. E qui abbiamo una immagine che ci fa vedere il quartiere Monte Amiata, nel quartiere Gallaratese di Milano, un intervento di Aldo Rossi e di Carlo Aimonino, due architetti che hanno cercato di ricucire questo quartiere e cercando di dargli un'identità, non farlo diventare solo il quartiere dormitorio. Hanno realizzato un intervento chiamato appunto Monte Amiata, dove una cave all'aperto, sono soluzioni sperimentali degli anni 70, sono dei tentativi che vengono fatti proprio per cercare di ricucire questo rapporto con la città e dare un'identità allo spazio urbano. Se noi pensiamo alla Milano barocca, mi viene in mente la chiesa di Sant'Alessandro dietro via Torino, no? È interessante vedere nel barocco come l'architettura cerca di dialogare con lo spazio urbano. Non è solo egoica, non è solo ferma sull'ordine gigante o sugli stilemi formali che riprendono il discorso di un vocabolario che si rifà al mondo classico. È un'architettura che cerca di dialogare con lo spazio urbano. Pensiamo a San Pietro, alla Basilica di San Pietro, a Gian Lorenzo Bernini che con il portico, Roma Caput Mundi, con questa sorta di tenaglia ellittica, vuole cercare di far dialogare la facciata di San Pietro con questo grande spazio della piazza, ma pensiamo anche Piazza del Campo a Siena. Ma perché no? Anche Piazza Cadorna, qui a Milano, dove Gaia Aulenti con Lago di Oldenburg ha voluto far diventare questa piazza simbolo della Milano della moda. E qui vediamo, vabbè, un'immagine del complesso Monte Amiata che vi ho citato prima. Qui invece vediamo il Papa che visita negli anni 60 il Gallaratese. Sono i primi quartieri praticamente popolari realizzati, che vengono poi realizzati da una legge, la legge 167, che è la legge che istituisce i PEP, i piani di edilizia economica popolare. I PEP sono dei piani attuativi e qui si vede un'immagine, mi colpiva questa immagine del Papa che va a vedere questo quartiere periferico, il Gallaratese. Qui invece siamo di fronte ad un'architettura del tutto insolita, usiamo un eufemismo particolare, che non ha proprio un'identità e non dà un'identità al quartiere, però anche qui sono delle sperimentazioni che vengono realizzate e ci fanno capire come la città sia nella mano di tutti, come la speculazione edilizia, la rendita fondiaria prendono mano sulla città e creano anche quelle zone deturpate che abbiamo visto ad esempio con la città di Orte, dove la tipologia del condominio non ha niente a che vedere con la città antica. Qui non abbiamo di fronte una città antica, però abbiamo di fronte delle tipologie che non so fino a che punto guardano il valore della cultura dell'abitare, cioè pensare all'architettura non come una scultura, un qualcosa da vedere, ma diceva Camillo Boito che l'architettura non è solo di facciata, l'architettura va vissuta. E quindi questo è importante, pensare l'architettura guardando la cultura del vivere, non solo la forma. Ecco, qui
mi è piaciuta questa immagine perché ci fa vedere l'idea del quartiere aperto, l'idea della socializzazione. È un'idea che si sviluppa bene con la sociologia urbana negli anni 70, dove alcuni cercano di dare una risposta alla città guardando gli spazi della socializzazione, la fruibilità della città. E quindi ci si interroga anche su questo discorso, la città dormitorio, il quartiere dormitorio. Quindi il pensare la città guardando la cultura dell'abitare. Ecco, qui abbiamo un'immagine di Via Novara a Milano. Le nuove costruzioni INA sono delle tipologie di case a schiera che vengono realizzate lungo la Via Novara e che ci fanno vedere però come questa urbanizzazione crea una risposta alla cultura dell'abitare più armonica rispetto all'immagine che abbiamo visto prima. La casa schiera, la casa unifamiliare è già una risposta diversa che la casa a torre. Quindi alcuni architetti si pongono la domanda: ma l'architettura deve essere orizzontale o verticale nel dare una risposta alla cultura dell'abitare? Ecco, qui vediamo un'immagine della periferia di Milano e in fondo, dietro la gru, il grattacielo Pirelli, la città proprio della ricostruzione, la città degli anni 50, la città che sta per nascere, perché è proprio con il piano del 53 che viene praticamente realizzato questo discorso di dare spazio alla nuova città della direzionalità. L'ho citato prima, il quartiere tra Piazza Duca d'Aosta, Piazza della Repubblica, eccetera, Porta Garibaldi, è stato il quartiere della direzionalità di Milano, che ha preso come modello il modello newyorkese, il Trade World Center, l'idea della direzionalità. E qui vediamo un'immagine invece sempre storica di Milano, la zona del Lorenteggio, i quartieri della conurbazione esterna, i quartieri della città della ricostruzione del secondo dopoguerra, come le tipologie si reiterano in una uniformità d'insieme e fanno capire come questi quartieri appunto nascono cercando di dare una risposta alla casa popolare. Qui invece questa immagine l'ho messa perché fa vedere come questi quartieri subiscono negli anni il degrado, per cui l'architettura, le amministrazioni si devono anche interrogare proprio sul degrado di quartieri che appartengono alla popolarità della città e quindi pensare ad un individuo che ritorna a casa alla sera e si trova la facciata del suo palazzo completamente scrostata, è già un'immagine di degrado che fa capire appunto come la cultura dell'abitare oggi deve guardare attentamente a questo discorso del recupero, perché il recupero oggi è determinante, il discorso della riqualificazione. E qui vediamo invece un'immagine tratta da un dipinto di Mario Sironi, questo artista che ha realizzato una serie di quadri dedicati alle periferie della città. E Sironi, tra l'altro, è un artista del tutto particolare perché avrà una svolta nella sua vita. A 19 anni la figlia si suicida, quindi subisce la morte volontaria. L'artista comincerà a dipingere in nero e in marrone e in grigio, usando dei quartieri, dei colori praticamente cupi che dimostrano come il padre ha subito la morte della figlia. Un artista che dipingeva così le periferie e ci dava questa immagine metafisica della città, le ciminiere, il tram, i primi veicoli.
E qui abbiamo invece un'immagine che ci fa vedere come nella tradizione italiana la cultura del disegno è stata importante in Italia. Negli anni tra le due guerre, gli architetti come Le Corbusier giravano con un quadernetto in tasca, una sorta di cahier, e si fermavano di fronte alla Pigna del Belvedere o di fronte alle loggette di una architettura romanica e la ridisegnavano. Proprio la fotografia esisteva già, la Kodak alla fine dell'Ottocento aveva già fatto la pellicola in celluloide, per cui si poteva già stigmatizzare l'immagine attraverso la fotografia analogica. L'idea di ricreare attraverso il disegno la città, di ridisegnare quello che si vede, è perché nel ridisegnare la città la fai tua, cioè nel ridisegnare quel particolare diventa tuo, perché nel ridisegnarlo mano a mano ne acquisisci particolari. Ecco, questa è un'immagine che ci fa vedere questo architetto Carlo Scarpa e il museo di Castelvecchio. Qui invece ho ripreso una casa di Minoletti, Casa Avello di Marone, come la cultura del razionalismo invece nella casa unifamiliare, nella casa residenziale di lusso, nella villa ovviamente, abbia rivisitato questo rapporto con il paesaggio cercando di creare questo connubio tra antico e moderno, cercando di creare un vero e proprio sposalizio, come le linee del razionalismo dialogano anche con le forme del paesaggio. Non si impongono, mantengono una sobria partecipazione. Ecco, qui abbiamo un'immagine invece sempre della Milano del secondo dopoguerra, siamo negli anni 50 e di fronte al Pirelli a sinistra la Torre Galfa realizzata dall'architetto Melchiorre Bega. Sono quei grattacielotti che vi ho detto all'italiana che nascono negli anni 50 a Milano, prendendo via Turati, Piazza della Repubblica e quindi via Vittorio Pisani. Se uno si ferma in via Turati e guarda Piazza della Repubblica, sulla destra c'è un grattacielo che è stato uno dei più alti grattacieli in Europa negli anni 50, realizzato con la struttura in cemento armato. Sono immagini che ci fanno vedere appunto questa cultura architettonica del secondo dopoguerra come si è sviluppata in Italia. Questa è un'immagine della Rinascente di Roma realizzata dagli architetti Franco Albini e Franco Elg con la facciata controventata, cioè tutte le tubature, ad esempio l'aria condizionata, entrano nella facciata, vengono accolte da una facciata controventata che assorbe tutta la parte impiantistica. Una soluzione degli anni 50 realizzata da questi architetti. Qui abbiamo invece un'immagine del quartiere IACP Mangiagalli a Milano, che ci fa vedere come queste tipologie del razionalismo, che si reiterano in tipologie che hanno ovviamente la stessa forma, ci fanno capire come il quartiere popolare negli anni del secondo dopoguerra viene realizzato seguendo una logica urbanistica che deve reiterare un modello, una tipologia e riprodurla più volte, anche se c'è da dire che a Milano la casa popolare nasce agli inizi del Novecento. Nel 1903 Luigi Luzzati, il fondatore delle banche popolari, realizza una legge promulgata e riformata nel 1908, chiamata appunto la legge Luzzati, che fa realizzare i primi quartieri popolari. A Milano, ad esempio, i primi sono il Lulli, lo Stadera,
o Baia del Re, in fondo via San Gottardo, il MacMahon, sono quartieri realizzati tra il 1908 e il 1915 che fanno vedere come nasce con il filantropismo la casa popolare. Qui invece c'è questa immagine che ci ricorda un'immagine tratta anche da un film di Zavattini, un film, scusate, di De Sica, ripreso da un romanzo di Cesare Zavattini, Miracolo a Milano, che fa vedere le coree. Le coree sono le baraccopoli. Nel secondo dopoguerra molta gente viveva nelle baracche. Dopo i bombardamenti, dopo la distruzione della città, abbiamo la Milano delle coree. La periferia era piena di baracche e nascevano i primi quartieri satelliti popolari. È un'immagine che ho ripreso riprendendo questo cortometraggio ripreso dal film di De Sica, Miracolo a Milano, che fa vedere appunto il discorso della Milano del secondo dopoguerra, la povertà, l'indigenza. La povertà non è una categoria sociologica, La povertà è la povertà, non è una categoria sociologica. E quindi qua praticamente noi vediamo come dalla dolce vita di Fellini, dalla, come potremmo dire, negli anni Ottanta, dalla Milano da bere, all'immagine che abbiamo visto prima, alla città povera, alle città dell'indigenza. Due controaltari che fanno vedere appunto come si sviluppa questo discorso della città. E qui abbiamo ho preso questa immagine di Pierpaolo Pasolini, tratto dal film Accattone, dove vedete gioca con i ragazzi di strada. E questa immagine ci fa vedere anche la periferia, la Milano, l'Italia, la città della ricostruzione. Questo è un po'. Questa invece è un'immagine di baracche e miseria, come la fotografia stigmatizza molto bene quello che deve evidenziare. Anche qua, in questa immagine spazza architettura, si vede un collage che fa vedere questo mondo delle baraccopoli. Ebbene, qui abbiamo visto in parte questo discorso della città della ricostruzione. Penso, con questo discorso riferito a Milano, che abbia un po' toccato per sommi capi le tappe di questo discorso. Penso che per il momento non ci sia niente da aggiungere, anche perché vorrei dare spazio a voi per degli interventi. Grazie. Ti ringraziamo tantissimo, anche perché ci hai condotto dentro questa Milano vissuta, cioè questo è veramente affascinante. Adesso, se ci sono domande, prego, le fate da lì per favore, che così le può registrare.
Volevo chiedere, lei prima accennava alla costruzione della linea metropolitana appunto negli anni 50, la prima linea metropolitana. Volevo chiederle quanto secondo lei la costruzione della metropolitana ha influito sull'evoluzione della città e anche per il riferimento alle periferie magari, della prima e delle altre linee metropolitane poi magari negli anni successivi. Va bene. Allora, intanto c'è da dire una cosa. Quando è stata fatta la prima linea della metropolitana di Milano, che è sfociata con una stazione in Piazza del Duomo, le macchine che facevano gli scavi hanno creato dei fenomeni di subsidenza e di stabilità statico-strutturale al Duomo. Vengono prima siringate i muri perimetrali in cemento armato. Ciò non basta perché praticamente gli scavi avevano creato, si dice subsidenza, che vuol dire cedimento, statico strutturale ai quattro pilastri del Tiburio, che sono i pilastri centrali, dove in alto c'è la guglia con sulla Madonnina. L'allora ingegner Ferrari, che era capo della fabbrica Lapidea di Milano, ha dovuto sostituire questi quattro pilastri che sono realizzati in marmo di Candoglia. Candoglia è una cava che è un territorio che rimane vicino a Domodossola, e da Candoglia sono partiti via Ticino e poi via Naviglio quei blocchi di marmo che hanno permesso la realizzazione del Duomo. Oggi la cava di Candoglia è vincolata alla fabbrica Lapidea del Duomo di Milano e quel poco di marmo che è rimasto serve ai restauri. Quindi da un certo punto di vista la metropolitana ha creato, come quello che vi ho citato di Piazza del Duomo, alcuni disagi. Però ha creato anche dei collegamenti importanti. Oggi la linea della metropolitana, la linea, mi viene in mente quella viola, collega San Siro, ci porta fino a Greco. Cioè la linea della metropolitana è stata un vantaggio per una realtà metropolitana. C'è da dire che però nelle zone storiche della città, come quella che vi ho citato di Piazza del Duomo, ci sono stati dei problemi durante gli scavi, ma ancora oggi qua vicino nel via Conizugna, nel Parco Solari, ancora oggi i cittadini si stanno lamentando per la demolizione di piante. È comunque chiaro che un'infrastrutturazione di una linea metropolitana crea dei problemi, ma li ha creati anche il piano del traffico di Londra, quando Buchanan negli anni 60 ha realizzato le freeway a Londra, dividendo il traffico pesante dal traffico discrezionale. È chiaro che l'infrastrutturazione di grossi assi attrezzati, ma anche i boulevard di Parigi realizzati da Haussmann sotto Napoleone III, che sono stati realizzati strategicamente e militarmente, hanno creato dei problemi nei processi di infrastrutturazione. C'è da guardare i vantaggi, c'è da fare un'analisi costi-benefici, allora guardare se sono più i vantaggi che gli svantaggi. Ecco, questo mi viene da dire. Io volevo chiedere se sarebbe opportuno ripristinare i canali lungo la circonvallazione, quelli che erano previsti già da Leonardo e adesso sono invece delle strade trafficatissime e quindi portatrici di smog e di malattie. Sì. Un'altra cosa più facile, creare del verde in Darsena, perché la Darsena è del tutto priva di verde. Hanno messo dell'asfalto per fare in fretta, perché c'era la scadenza del 1° maggio 2015 dell'Expo, promettendo che
avrebbero rimosso questo asfalto. In realtà siamo l'8 maggio 2017 e l'asfalto c'è ancora e il verde non c'è. Allora, intanto c'è da dire che il discorso, i navigli sinteticamente sono stati tombati per igiene, per un discorso di leggi di igiene e di salubrità. Sono stati tombati tra la fine dell'Ottocento e gli anni del regime. Milano era una città navigabile, il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese, la Martesana, la Darsena, il Seveso. Sarebbe interessante rivedere i navigli che scorrono lungo via Molino delle Armi, via Francesco Sforza. È senz'altro un progetto molto interessante. Il problema, la difficoltà di attuazione, secondo me, di un progetto del genere, perché oggi lì scorrono delle strade e ci sono degli imbocchi a dei caseggiati. È un po' difficile, anche se, ripeto, è un discorso molto interessante, perché riporterebbe Milano a quella città navigabile, a quella città di Leonardo da Vinci, e quindi sarebbe interessante rivedere una Milano navigabile. Secondo me si può fare per parti, cioè cominciare a dare la navigabilità in quei tratti di percorso di acque dove è possibile, e dove è possibile magari riaprire questo discorso. Mi viene in mente il Tombon di San Marco, dove si vedono le chiuse di Leonardo da Vinci, le gabelle. Alcuni tratti, secondo me, potrebbero, prendetemi con le pinze, essere riaperti. Dico prendetemi con le pinze perché ci sono delle difficoltà tecniche non facili da risolvere nel ridare questo discorso di visibilità delle acque. Per quanto riguarda la Darsena, sì, i progetti vengono fatti purtroppo delle volte molto celermente, si pensa al discorso di una rifunzionalizzazione della zona, si fa poi attenzione successivamente, in ritardo, a magari dire ma lì andrebbe messo più verde, andrebbero messe delle piante, si potrebbe fare un discorso più ecologico, di una città ecocompatibile, sostenibile. Il problema è che quando vengono fatti i progetti, molte volte vengono compattati e realizzati in tempi molto circoscritti e non viene fatto una fase di controdeduzione al progetto, come viene fatto di solito quando viene promulgato un piano regolatore, che si danno 180 giorni per le controdeduzioni. Vengono fatti, vengono realizzati attraverso dei concorsi e hanno i limiti che hanno, ripeto. Certo, la Darsena meriterebbe quel verde che aveva e che bisognerebbe ridargli, ecco, almeno in parte. Interesserebbe, cioè accennato alla questione della povertà, periferia e povertà. Cosa vuol dire oggi periferia e povertà in una Milano che è cambiata rispetto a quella di Miracolo a Milano degli anni 50? Bene, guarda, mi viene in mente la Milano del Corvetto. Un anno insegnavo lì in una scuola media e io passavo in bicicletta guardando questi quartieri fatti negli anni del regime e vedevo queste facciate scrostate, ma proprio messe in uno stato di degrado veramente forte. E dicevo, ma cavoli, la gente che ritorna la sera a casa e entra già con questo degrado, se non ce l'ha gli viene la depressione. Voglio dire, il bello, l'occhio vuole la sua parte. Per cui diciamo che questo discorso della povertà io lo vedo ancora in queste situazioni di degrado, dove magari la casa sì ce l'hanno, però che casa hanno? I servizi sono rimessi in uso,
i landroni sono sistemati, insomma, l'edilizia richiede manutenzione, quindi in molti quartieri purtroppo si vede questo degrado, e questo degrado secondo me è sinonimo di povertà, ma povertà anche intellettuale, perché gli stessi amministratori dovrebbero pensare a questo discorso, cioè quei quartieri che hanno una loro storia. Se io penso allo Stadera, alla Baia del Re, via Meda, via San Gottardo, questi quartieri hanno dell'edilizia, ma ben fatta, negli anni tra la fine dell'Ottocento e le due guerre. E sono edilizia che merita dopo anni un recupero, se no ci sono i fenomeni di carbonatazione, cioè vengono fuori le armature, si arrugginiscono, il degrado avanza e ciò che era dignitoso diventa brutto. Proprio in merito a questo discorso vi cito due brani, di una poesia di Pasolini che si chiama proprio Il pianto della scavatrice, e così chiudo questo intervento. Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto, dà angoscia, il vivere di un consumato amore, l'anima non cresce più. Ecco, nel calore incantato della notte che piena quaggiù tra le curve del fiume e le sopite visioni della città sparsa di luce, scheggia ancora di mille vite disamore, mistero e miseria dei sensi mi rendono nemiche le forme del mondo che fino a ieri erano la mia ragione di esistere. Ecco, vi invito dalle ceneri di Gramsci a leggere Il pianto della scavatrice, una poesia del 53, ma tutta la parte delle ceneri di Gramsci di Pasolini, ce n'è una dedicata alle terme di Caracalla, ci dà un po' un'immagine di questa città e ci fa capire la sensibilità con cui Pasolini ha stigmatizzato in un cortometraggio la città di Orte, facendoci vedere il valore della città antica, ma il valore della città è anche la città del Corvetto, non solo la città antica, perché lì ci vivono delle persone. Quindi il degrado è sinonimo di miseria e di povertà. E ti ringraziamo moltissimo di questo intervento, anche perché chiude questo corso maturandi con una speranza, perché di fronte al nichilismo la speranza è un'umanità come la tua che ci hai testimoniato oggi di vivere la città in modo appassionato. Grazie. Un unico avviso: chi vuole l'attestato scriva a nicoletta.carugati@portofranco.org mettendo nome, cognome, numero delle frequenze avute al corso, che riceverà via email l'attestato. Grazie di tutto, grazie.